Il seminario ha il titolo Demenza e Alzheimer, assistere il malato, e l'obiettivo generale è quello di spiegare un po' che cos'è la demenza, soffermandosi in modo particolare sulla malattia di Alzheimer, e quella di illustrare i segni e i sintomi della malattia e come gestirli attraverso un approccio comportamentale, cioè come attraverso la nostra relazione di aiuto e di assistenza possiamo in qualche modo prevenire episodi di agitazione e di aggressività. Ecco, per far questo, siccome l'obiettivo appunto appartiene sia all'area cognitiva che gestuale, si è pensato di adottare una strategia formativa che potesse in qualche modo creare dei momenti di riflessione su quelli che sono i nostri comportamenti adottati durante l'assistenza. E per fare questo abbiamo presentato degli spezzoni di film che rappresentassero un sintomo nello specifico, ma che non fossero allo stesso tempo troppo banali, ma presentassero anche come le persone circostanti cercavano di controllare questo sintomo attraverso il loro comportamento. E poi, a partire da questi filmati, che rappresentavano poi uno stimolo formativo che era comune a tutto il gruppo, instaurare un dibattito, un confronto tra i partecipanti e il docente, anche attraverso la condivisione di quelle che erano le loro esperienze, no, lavorative. Si cerca di ragionare su qual è il comportamento più efficace per gestire i sintomi della malattia, come la perdita di memoria, come per esempio la difficoltà a mantenere la concentrazione su un solo stimolo o su più stimoli, oppure su come o cosa fare quando una persona presenta un episodio di agitazione o di aggressività, oppure un delirio, un'allucinazione. La risposta è non contraddire mai la persona che ci sta di fronte, essere molto flessibili nel nostro comportamento, diventare dei buoni osservatori per capire che cosa l'altra persona ci sta comunicando, non soltanto con le parole, che spesso non hanno più il significato che dovrebbero avere, ma anche osservando e cogliendo quello che è la comunicazione non verbale. Ci hanno fatto vedere anche dei filmati, così ci hanno fatto vedere, e su questi poi si faceva un dialogo, o chiunque, si davano degli esempi riguardo come si notava questa patologia, come si presentava in poche parole. Abbiamo imparato come trattare la persona che bisogna, come fare. Questo mi ha aiutato tanto. Lavoro dal 2009 con le persone di Alzheimer, ancora in questo momento sono badante, 24 su 24 part time, 2 settimane al mese. Per me, di quello che credo io, giusto mettersi un po' nella loro testa, seguirli un po', fare le cose quello che dicono loro, mettergli la musica, farli cantare, ballare.